Ciao, qui Eli Brandi, che cerca di girare un video mentre i vicini buttano giù le pareti. Anche le mie mi hanno fatto venire giù l'intonaco della cucina. Dunque, prima di tutto salutiamo qualcuno. Salutiamo papà Giuseppe ed il piccolo Paolo, che ci guardano insieme. È bellissimo quando i genitori di bimbi ci guardano insieme. Ed è bello sapere che siamo... che offriamo contenuti raccomandati ai loro figli da parte dei genitori. Una cosa molto bella, quindi ciao piccolo Paolo e ciao Giuseppe. E poi salutiamo Carlo Falzone, che in realtà di solito guarda i nostri video sui giocattoli vecchi, non so se vedrà questo, ma ci scrive da anni, ci sentiamo ormai da anni confrontandoci le nostre opinioni sui giocattoli, ed è bello sapere che c'è qualcuno che ci segue con tanta passione e tanta fedeltà. Allora, devo premettere che io non ho la TV da un po' di anni, quindi magari questo era già pubblicizzato ovunque e lo sapevano tutti tranne me, ma sono sceso a comprare un po' di cose per fare spesa e c'erano le sorpresine Kinder Bros, con la sorpresina, con dei giocattoli, giocattolini nelle merendine, finalmente, invece di un link per scaricare un gioco o roba da ritagliare dal cartoncino, abbiamo dei pupazzetti. Ottimo, quindi un bel po' di merendine anche buone da mangiare. Dunque, saranno i personaggini della collezione Nattoons, quindi animaletti, un po' cartone animato, e sono in collaborazione con Focus Junior. Qui una checklist, ne esistono 8 diversi, ricordano un po' animaletti visti nelle sorpresine Kinder, ma in fondo sempre Kinder siamo, quindi è coerente. Apriamo, vediamo subito, allora, come si presenta la confezione. Dunque, scarica l'app Magic Kinder, inquadra il QR code e gioca con le sorprese. Quindi c'è anche un giochino interattivo legato a questa collezione. Poi ci sono le merendine, che bisogna per forza collaudare, perché scherzi, non è che possiamo prendere le merendine senza mangiarle. Fammi sentire un po'. Sempre buone. Sulla confezione abbiamo un QR code per ogni animaletto. Poi abbiamo qua dietro un labirinto per giocarci con la penna. Classico che se così nelle merendine ci sta, sempre apprezzato. Ed ecco il nostro giocattolino, credo di aver trovato il basilisco e non il basilico. Allora, che ci sta come il basilisco merenda. Dunque, ma c'è anche delle rotelline, pure delle rotelline qui dietro, quindi si muoverà andando avanti. Quindi seguiamo le istruzioni, guardate, sono proprio molto simili alle sorpresine Kinder. Abbiamo delle informazioni su cosa questo animaletto mangi, quanto sia grande e quanto sia veloce. Bello. Allora prendiamo la nostra nuvoletta, lo fanno correre su una nuvoletta. Ah, tra l'altro qua ci dice anche dove si trova questo animaletto. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Un problema di illuminazione qui, vedo un po' disastrato questo, ma così vedete ombre strane sulla mia parete. Allora, ecco qui. Perfetto, lo troviamo in Centro America, solo in quel piccolo posticino, quindi povero animaletto. Speriamo che se la passi bene, gli animali sono tutti preziosi ed importanti, non dobbiamo dimenticare. Ok, ecco il nostro piccolo basilisco verde, una lucertolina, e quando lo faremo correre lui, ecco qua, si muoverà da una parte all'altra. Il nostro basilisco verde. È simpatico. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad abbassare l'inquadratura e vederlo correre sul tavolo. È perfettamente, corre, ok. La merendina la finisco dopo, è brutto passare il tempo qui a masticare. Bene, c'è stata una piccola interruzione, passiamo alla seconda confezione di merendine. Questa volta non assaggio più perché già lo sappiamo. Saporeando, mettiamo via la confezione e sentiamo il nostro giocattolino. Eccolo qua. potevamo avere dubbi? Basilisco verde. Oh, che delusione. Ma non importa.
Ciò che importa è che finalmente ci sono di nuovo dei giocattolini nelle merendine, una cosa che mi piace molto, sono contento. Giocattolini che immagino siano stati concepiti per uscire anche negli ovetti Kindle da qualche parte. Non sono ancora informato, devo cercare. Però sono bei giocattolini, sempre ottima la qualità delle sorpresine Kindle. Bello, insomma, una bella sorpresa. Noi ringraziamo chi ha guardato il video, questo era breve per fortuna, anche se fatto molto male. Saluti a tutti e alla prossima. Ciao!